Per essere efficienti ed efficaci nel mercato del microstock non è assolutamente necessario possedere una fotocamera ultimo modello, è sufficiente il più delle volte usare questa. E oggi ve lo dimostro andando a mostrarvi quella che è stata la mia fotocamera migliore per quanto riguarda la fotografia di microstock. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Cesare e qui ci occupiamo di fotografia e videomaking. Prima di cominciare il video di oggi ti ricordo che se questi argomenti ti interessano puoi iscriverti al mio canale per rimanere aggiornato e attiva anche la campanella così non rischi di perdertene nessuno. Benissimo, e andiamo a incominciare. La fotocamera che vi mostro oggi è questa. Spero che riusciate ad apprezzare. Si tratta di una, per me, meravigliosa PowerShot G15, una piccola compattina della serie G di Canon, una serie che a me è sempre piaciuta moltissimo. Questa è stata la prima che è entrata in mio possesso ed è stata anche la fotocamera che ha avuto per me il rapporto soldi spesi, soldi incassati maggiore, con il rapporto maggiore per me. Questo perché caratteristiche intrinseche di questa fotocamera, innanzitutto vi faccio notare il design, questa è veramente bella, è proprio una bella fotocamera, sono veramente innamorato del design, mi piace tantissimo. Ovviamente non ha un grip della Madonna, bisogna stare attenti a tenerla, non è come le camere moderne che stanno in piedi anche se le si tiene solamente con due dita, questa bisogna proprio reggerla, però ha comunque un grip abbastanza gradevole, non dà una sensazione giocattolosa quando la si tiene in mano, comunque è abbastanza ben costruita, anche se bisogna stare un pochino attenti perché ovviamente, ma qualunque fotocamera se la facciamo cadere si spacca in mille pezzi, quindi non è quello il punto. Perché vi parlo oggi di questa fotocamera e perché vi dico che è una delle mie fotocamere migliori di tutti i tempi, una di quelle di cui sono più contento in assoluto? Andiamo a vedere alcune caratteristiche che la rendono particolarmente utile proprio per la fotografia di microstock. Vediamo innanzitutto i megapixel. Lo so che è un argomento antipatico, ma questa fotocamera ha 12 megapixel. Ora, io lo so che ripeto sempre che io ne voglio di più, che 12 per me sono troppo pochi, vero, io ne voglio di più, 12 per me sono troppo pochi, ma questa è una compatta, è una fotocamera compatta che io mi metto nel taschino quando voglio stare comodo e quando sono in vacanza o sto bighellonando, 12 megapixel mi vanno anche bene, sto facendo delle foto così per piacere, quindi non ho bisogno di avere quelle dimensioni enormi perché poi devo post produrle, scontornarle, non mi serve quella roba lì, e in questo contesto che è più giocoso che professionale 12 megapixel mi possono andare bene. Mettiamoci anche che mettere più di 12 megapixel su un sensore come questo, che è un CMOS piccolino, un sensore piccolino, su questa fotocamera non avrebbe avuto molto senso perché avremmo avuto una qualità di immagine inferiore, una gamma dinamica inferiore, su un modello come questo non aveva senso, quindi 12 va benissimo in questo caso. Per quanto riguarda lo zoom, questa sembra un giocattolino, però questo è uno zoom da 28 a 140 mm che è notevole per una fotocamerina di questo tipo senza essere una bridge, quindi non è una bridge di quelle più grosse, una bridge per intenderci è una via di mezzo, bridge ponte, cioè un ponte tra le compatte e le allora reflex, adesso sarebbe, tra l'altro erano delle mirrorless, quindi questa di fatto è una mirrorless, le bridge di fatto sono quasi tutte delle mirrorless, adesso non le fanno più le bridge praticamente, hanno fallito come prodotto e non vengono neanche più fatte, però questa non è una bridge, quindi non è una super zoom. Però un 28-140, cavolo, ti copre un'area assolutamente di comfort, cioè ci puoi fare tutto, è molto meglio piuttosto che un 24-70, è più versatile questa di un 24-70. Inoltre questa ha una caratteristica che allora me l'ha fatta adorare e adesso me l'ha fatta comunque rimanere nel cuore, ha una distanza minima di messa a fuoco sul grandangolo molto molto risicata, quindi noi possiamo andare, se ricordo correttamente, a 5 cm dal soggetto quando andiamo a focheggiare col grandangolo. Il che permetteva già all'epoca, questa è una fotocamera uscita diversi anni fa, permetteva già all'epoca di fare macro col grandangolo, è una cosa divertentissima. Adesso esistono degli obiettivi stratosferici che permettono di fare queste cose, però un mondo di tanti anni fa in cui tutte queste diavolerie non c'erano, era un mondo più semplice, avere questa feature in un corpo come questo a me aveva fatto molto piacere, mi aveva fatto fare degli esperimenti, dei giochi che poi per il microstock si erano anche rivelati vincenti. Parliamo di una macchina con un sensore DJIC 5, che ormai è vecchissimo, ormai siamo al DJIC 10, e aveva la possibilità di scattare da 80 a 12.800 ISO. Ovviamente, ve lo dico col cuore in mano, una camera come questa non può assolutamente andare oltre ISO 1000 perché diventa ingestibile il rumore, diventa assolutamente inutilizzabile, però se si rimane entro quel range di tolleranza ha delle immagini che non sono per niente male, produce delle immagini che sono accettate dalle piattaforme di microstock sotto ISO 1000, sopra diventa un problema, quindi non vi direi mai di andare a scattare di notte con una fotocamera del genere, però anche lì questa fotocamera ha delle bellissime ghiere
faccio sentire i rumori che per me sono molto molto belli. Ghiere sostanzialmente meccaniche, ha tutte quante le ghiere esterne e la rotellina per, quindi fondamentalmente ha le stesse funzioni di una reflex, perché io posso gestire i miei tempi con la rotellina davanti, il mio diaframma con la rotellina dietro, e sì, poi ho il bottone ISO proprio come su una fotocamera entry level, quindi mi dà la possibilità di gestire tutto in manuale, di gestirlo anche in maniera abbastanza facile, perché con le ghiere è proprio una facilità d'utilizzo che mi permette di fare quello che voglio in un nanosecondo e vedere il risultato subito a monitor. Quindi era una mirrorless per me prima che arrivassero le mirrorless, e quindi aveva questa facilità di utilizzo che io ho sempre trovato divertente, adorabile su una macchina come questa. Quindi quel feeling giocattoloso di dire ho l'esposizione direttamente sul monitor, io ce l'avevo già molti anni fa su una macchina come questa, adesso faccio fatica a ritrovare la stessa cosa sulle mirrorless moderne, perché adesso quelli sono strumenti di lavoro professionale, io faccio fatica a fare questo salto, a dire quello che prima per me era un giochino, adesso è il mio strumento di lavoro professionale, funziona allo stesso modo, faccio un po' fatica a fare quel salto, però io ce l'avevo già tanti anni fa questa cosa, quindi da un lato questo mi avvantaggia, adesso mi trovo non bene perché non mi piace lavorare così, preferivo le ghiere meccaniche, però riesco a lavorare anche sulle mirrorless di adesso perché il meccanismo è esattamente lo stesso. A differenza però delle mirrorless di adesso, qui abbiamo un sacco di portabilità in più, perché questa qui letteralmente sta nella tasca dei pantaloni, come detto è molto versatile, quindi con una macchina sola riusciamo ad avere l'equivalente di tre ottiche, con questa camera qui abbiamo l'equivalente di tre ottiche che altrimenti ci dovremmo portare dietro. Giusto per non farsi mancare niente, registra anche video, quindi fa il suo bel full HD. Ovviamente non vi consiglio di fare video con una camera come questa, perché non è la roba sua. Ha la possibilità di farlo, ma non è la roba sua, tant'è che se andiamo a vedere non abbiamo gli ingressi microfonici, e questo è un grandissimo problema se vogliamo fare video. Non abbiamo neanche la possibilità di gestire bene tutti i nostri parametri, quindi dobbiamo giocarcela un po' come viene. È una soluzione d'emergenza per i video. Ci sono modelli successivi sempre della serie G che performano meglio sotto quel punto di vista, questa assolutamente no. Ha la possibilità di registrare l'audio con i suoi microfoni stereo, però non è un granché da quel punto di vista, è proprio una macchina fotografica questa, è per fare delle buone fotografie. Ora, io ho visto che questa macchina si trova ancora, si trova magari su eBay, si trova usata, ricondizionata, magari ce n'è ancora qualche esemplare su Amazon. Ve ne parlo oggi perché questa fotocamera io la pagai, se ricordo bene, 400-600 euro, una roba del genere. Adesso ho visto che se ne trova qualche esemplare sui 200 euro. Per chi è interessato a entrare nel mercato del microstock e non vuole dover utilizzare questa trappola qui per fare le foto di microstock, che è molto limitante usare il telefono, so, è vero, vi dico sempre io stesso che si può fare, però è molto limitante, questa è un ottimo biglietto d'ingresso, perché questa ci permette di fare praticamente tutto. Vi dico anche una chicca: questa ha la hot shoe, so se riuscite a vedere, qui c'è la hot shoe, qui si può attaccare un flash esterno, quindi potete attaccare uno speed light su questa fotocamera e funziona, e potete attaccarci anche la slitta per collegarla eventualmente a dei flash da studio, quindi con questa potete fare fotografia di stock attaccandola ai vostri flash da studio, alle vostre luci da studio, a qualunque cosa stiate utilizzando. Questo la rende veramente un piccolo gioiellino con cui possiamo fare un sacco di cose. Questa è fantastica per fotografia di viaggio, diurna ovviamente, perché notturna diventa un problema, anche se anche lì vi dico che se avete un trepiedino da tavolo, di quelli per smartphone, basta che abbia la vite, vanno benissimo, tanto è leggerissima. Se avete un trepiede, questa va bene anche per la fotografia notturna, perché permette di fare un'esposizione fino a 15 secondi, non arriva a 30, però permette di fare un'esposizione di 15 secondi, e con un'esposizione di 15 secondi una scena notturna la catturiamo anche un gran bene. Anche perché questa fotocamera, e questa è l'altra cosa che mi piace moltissimo, ha un'apertura di f1.8 che diventa f2.8 al massimo zoom, quindi è molto luminosa. Fondamentalmente abbiamo un 1.8 sul grandangolo, che è spettacolare, ci permette quasi di sfocare lo sfondo, e sul massimo zoom, quindi sul 140, abbiamo un 2.8, quindi è l'equivalente che potremmo avere sul 24-70 2.8 su full frame. Ovviamente non ti dà la stessa sensazione, non è così burroso, lo sfondo non è così sfocato, però l'apertura è quella, e quindi la quantità di luce che riusciamo ad avere ci permette di lavorare con gli ISO non altissimi. Questa è veramente una mossa vincente su un corpo come questo, perché perlomeno a me ha permesso di utilizzarla
con grandissimo profitto nel mercato del microstock. Questa è una fotocamera che potete portare dappertutto perché ha le dimensioni di un cellulare e ovunque voi stiate andando magari non vi fanno entrare con una borsa con dentro un obice di queste dimensioni. Se volete andare al Louvre a fotografare il naso della Gioconda con un tele così, magari non vi fanno entrare. Magari sì, però magari no, perché se avete un tele molto voluminoso può anche essere che vi obblighino a lasciarlo in ripostiglio. Quindi non è detto che si possa andare dappertutto con la nostra fotocamera preferita, soprattutto se la nostra fotocamera preferita pesa 10 kg. Questa invece, essendo grande come un telefono, la potete portare dappertutto, non è considerata professionale e quindi ve la lasciano portare ovunque. Però il risultato che ne tiriamo fuori, non vi dico che sia 100% professionale, ma ragazzi si avvicina in modo pauroso, e nonostante sia una fotocamera vecchia, quindi ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ovviamente sugli alti ISO fa fatica, ovviamente ha uno stabilizzatore ma è minimo, non sono gli stabilizzatori di adesso, ovviamente non performa come quelle di adesso, però nelle mani giuste, riuscendo, lavorando in manuale, esclusivamente in manuale, perché ha le modalità automatiche, ma lì andiamo a raccogliere tantissimo rumore, invece se ce la giochiamo in manuale riusciamo a tenere il rumore un pochettino sotto controllo, riusciamo a portarci a casa delle immagini che probabilmente con una strumentazione più ingombrante faremo fatica a fare, riusciamo anche a infilarla in posti dove una strumentazione ingombrante non andrebbe, riusciamo a infilarla tra le sbarre, riusciamo a infilarla dentro in un mobile, a fare magari delle inquadrature che non faremmo con una strumentazione più voluminosa, quindi diciamo che ne beneficia anche la nostra creatività. Purtroppo, di cui dico purtroppo, non ha il monitor tiltabile e flippabile, quindi è un pezzo unico e fisso. Questo è un peccato. Sui modelli successivi della serie G ovviamente quell'accorgimento l'hanno messo, su questa ancora non c'era, perché fondamentalmente era solo una fotocamera, questa non era pensata per quegli utilizzi strani, per scattare dal basso col monitor flippato, è venuta dopo quella roba, questa è una camera veramente vecchiotta. Vi dirò che io ogni tanto la uso ancora e le batterie sul mercato si trovano ancora, quindi quello non è un problema, e io ce l'ho veramente nel cuore, ogni tanto la tiro fuori e la uso ancora, perché è una macchina che mi ha dato veramente tanto in termini sia di affezione per la professione, perché mi ha fatto divertire tanto questa camera, è stato sempre un piacere per me tirarla fuori e scattare con questa camera, è stato sempre un grandissimo piacere, e anche in termini economici, se io penso che questa camera l'ho pagata 600 euro, quello che ho ricavato dall'utilizzo di questa fotocamera è... faccio fatica a calcolarlo ed è molto di più di quello che l'ho pagata. Ho guadagnato veramente tanto in microstock con quello che ho fatto con questa camera, cosa che non si può dire delle mie altre fotocamere. Vi faccio un esempio, la 5D, la mia bellissima 5D che io adoro. Per quanto riguarda il microstock, io non ho guadagnato quello che l'ho pagata. Ho guadagnato quello che l'ho pagata usandola professionalmente come fotografo per dei clienti. Lì, magari a botte di 500-1000 euro a uscita, lì uno se la ripaga e quello va bene, però per quanto riguarda il microstock, una macchina come la 5D io non me la sono mai ripagata. Dio, forse adesso sì, avendola presa anni fa, però è stato difficile, e comunque non ho guadagnato con la 5D tanto quanto ho guadagnato con questa, quindi le cose che ho fatto con questa mi hanno fruttato in microstock di più di quelle che ho fatto con delle fotocamere molto molto più progredite. Questo perché... caso, magari questa l'ho usata di più per microstock rispetto ad altre, ci sta anche questo, questa mi ha spronato a fare cose dove le altre fotocamere non mi hanno spronato a essere creativo in certe direzioni, magari questa potevo portarmela in posti dove una più voluminosa non ho neanche provato a portarmela per paura che mi fermassero, per paura che non mi facessero passare, per cui a giochi fatti, con il prezzo di questa camera, io vi dico, se dovete scegliere una fotocamera per iniziare a fare fotografia di microstock, pensate a qualcosa del genere. Pensate a una fotocamera piccola, una compatta sostanzialmente, però con la possibilità di lavorare in manuale, quindi non una di quelle compatte, passatemi il termine, quelle cinesate plasticose che fanno tutto in automatico, perché con quelle no. Però se avete la possibilità di lavorare in manuale con le ghiere, quindi se avete... bellissimo. Se avete la possibilità di decidere voi che cosa far fare alla camera, quella è un'ottima compagna di microstock, perché vi permette di gestire la vostra scena e quindi potete fare dei lavori carini con questa macchina. E
Con questa macchina potete cominciare a guadagnare dei soldi da investire per comprarvene una più bella. E questa qui cosa fate? La vendete, la buttate? No, la tenete lì e continuate a usarla, perché una camera più bella non è in sostituzione a questa. Si affiancano, si danno forza a vicenda. Quando una non può, entra in gioco l'altra. Per me è stato così. Questa è la mia esperienza nel mondo del microstock. Mi rendo conto che ho avuto vita più facile avendo cominciato anni fa. Cominciare adesso è più difficile. C'è più concorrenza, ci sono più immagini, c'è una qualità necessaria più alta. Però, per chi vuole iniziare, piuttosto che, e lo dico perché c'è qualcuno che mi ha chiesto, ma secondo te comprare una R7 per fare microstock, comprare una R5 per fare microstock? No ragazzi, no, no, non prendete una camera costosa per fare microstock, assolutamente no, ma per due motivi. Il primo è che se state iniziando non sapete neanche se le vostre foto verranno vendute. Diciamoci la verità, magari non siete ancora bravi come pensate, magari non siete pronti per quel mercato e quindi dovete maturare. Però spendere subito quei soldi per una fotocamera con quel prezzo, senza sapere se vi torneranno indietro quei soldi, è pesante. Quindi è molto meglio investire su qualcosa di più piccolo. Se riuscite, come è successo a me, a far fruttare questa, allora siete pronti per una fotocamera più impegnativa. Finché non riuscite a ripagarvi questa, 200-250 euro su eBay, forse 300 euro su Amazon se la trovate ricondizionata, quando riuscite a ripagarvi questa, potete pensare a prenderne un'altra. Finché non riuscite a ripagarvi questa, io vi sconsiglio di andare su una strumentazione più costosa, perché attenzione, una strumentazione più costosa non vuol dire vendere di più. Una strumentazione più costosa vuol solo dire che avete speso di più. Se riuscite a fare delle foto che vendono con questa, ci riuscirete sicuramente anche con una strumentazione più costosa, mentre se non riuscite a vendere le vostre immagini con questa, non è per niente detto che comprando l'ultimo modello ci riusciate. A questo punto io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Avete mai lavorato con una fotocamera come questa, di questa fascia, di questa tipologia? Fatemi sapere a voi com'è andata, fatemi sapere se siete nell'ambito del microstock, se ci state pensando, se siete già abbastanza avviati. A questo punto io vi chiedo di nuovo un like per questo video e iscrivetevi al canale se l'avete trovato utile, soprattutto se volete cominciare a muovere i primi passi nell'ambito del microstock. E vi lascio anche in card dei video che ho già realizzato sullo stesso argomento. Spero che possiate trovare in ciascuno di essi qualcosa di utile per trovare il vostro cammino. E detto questo, amici, io e la PowerShot G15 vi diamo appuntamento al prossimo video.